c'è anche il vento e quindi spero si possa sentire stamattina il nostro saluto, perché in effetti quando c'è il vento così forte è abbastanza fastidioso. Allora, buongiorno a tutti e ovviamente ben ritrovati. Siamo tornati a Como dopo il tour in Val di Intelvi, dopo il tour sul lago. Siamo ritornati in città, siamo tornati sulla Liga Forania per salutarvi, per augurarvi il buongiorno, ben svegliati tutti voi. Ovviamente oggi 16 di agosto, San Rocco, mamma mia, io ho detto una fresca brezza, ma qui è veramente un vento fortissimo. Cristina e Sandra sono lì, mamma mia. Ah ragazzi, forte forte, e Sandra anche, ciao, buongiorno. Poi con Sandra la torneremo magari da domani a fare anche con loro i saluti, adesso torniamo alla normalità. Sergio, buongiorno, ciao a tutti. Gianluca ci saluta, Ale, Cinzia, Clara, Rudy, Sergio, Gianluca e Simona Rosa, buongiorno a Silvia e a Cristina. E poi c'è anche l'amico Dario da Fellbach in Germania, e Cristina e Teresa, c'è una brezza mica da ridere questa mattina qua sul lago. Bene, buongiorno, poi c'è Rosina, buongiorno a tutti, e poi anche Ivan, buongiorno anche a Lorena da Sedriano, provincia di Milano, e c'è chi ovviamente ci saluta perché sta partendo magari. Sergio, buongiorno, poi c'è Milena, poi c'è Clara, buongiorno. Come avete trascorso il Ferragosto, Sergio? Direi bene, sicuramente spero anche voi. Poi c'è la nostra Sciura, eccola qua, la nostra Sciura Ornella, buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno signori, buona camminata, ecco. Diciamo così, buongiorno anche a Stefano, buongiorno a tutti voi, questi signori mattutini ci hanno riconosciuti. Ciao anche a Lorena che saluta Silvana di Albate, Giancarla, buongiorno anche a Ines. E dicevo, ecco, il post Ferragosto parte così a Como con questa bella brezza, sicuramente si sta bene, anche se è un po' addirittura quasi fastidiosa qua, perché è bella forte, bella brezza. Buongiorno anche a Silvana, certo, sicuramente si sta bene. Poi Marilena anche da Gravedona, spero anche lì. Ecco, la cosa che mi ha colpito nel venire qui ai Giardini, buongiorno anche a Katia da Seregno e a Italo e alla signora Augusta, anche a lei, non ce lo dimentichiamo mai, buongiorno a voi, a Ornella, l'altra Ornella, buongiorno a Franca. Dicevo, mi ha colpito qui ai Giardini, la zona del Tempio Voltiano, la zona del Monumento ai Caduti, la presenza davvero di tantissimi rifiuti, e ora gli uomini di Aprica stanno pulendo, quindi ovviamente bisogna dar merito anche a loro quello che stanno facendo. Però devo dire la verità, oggettivamente qualcuno forse poteva anche magari, come dice il sindaco, ecco, li sto vedendo in questo momento gli uomini di Aprica, e quindi è giusto riconoscere anche il merito degli operatori ecologici. Però ho visto veramente un po' troppa maleducazione, cioè tanti rifiuti abbandonati dove capitava, anche nella aiuola del Tempio Voltiano, ai Giardini, migliaia di persone, è vero, però forse un pochino più di educazione. Scusate questo excursus, ma l'ho visto proprio prima, è difficile non farci caso, lo noti proprio, tanta gente che ha abbandonato i rifiuti ovunque, cestini pieni, d'accordo, però magari forse si possono anche portare via, non abbandonarli così. Ecco, questa è una cosa che mi ha colpito, ed è giusto poi magari sottolinearlo ancora una volta, che poi l'educazione e il senso civico devono prevalere, ovviamente, anche quando ci sono così tante persone. Buongiorno a Luigi, l'amico dall'Alta Val di Intelvi, Valeria, buongiorno, Maria Grazia e Nicola e Maria Luisa, è bello vedere e ritrovarti, ciao Anita, buongiorno. Angelo di Bellagio, buongiorno caro Angelo, un saluto a Lina, un saluto a Clara, a Franca, a Ornella, oggi sagra di San Rocco, certo, ciao Luigi, manca l'educazione, manca veramente l'educazione, io credo, guarda, non l'ho fatti vedere perché poi so che non l'ho fatto apposta, avrei alimentato, però devo dirlo, passando per venire da Viale Varese fino qui ai Giardini, ho visto una distesa di rifiuti che adesso gli operatori di Aprica, bravi, li vedete, sono là, stanno già lavorando ai Giardini, stanno già lavorando al Tempio, perché è una distesa incredibile di rifiuti. Non sta bene, c'era tanta gente, è vero, però per bacco ragazzi, no, non si fa, il senso civico, l'educazione, vabbè, detto chiuso. Hai perfettamente ragione Rosa, guarda, io non l'ho fatto vedere Rosa perché ripeto, è come sfondare una porta aperta, poi tutta la gente si avrebbe detto oh che maleducazione, però ragazzi mi ha colpito veramente, ripeto, tantissime persone sì, tanti rifiuti pieni sì, però mamma mia, magari
se hai i rifiuti, se hai delle cose che hai mangiato o delle lattine, magari li prendi e li porti via nel zainetto, nella borsa, ti da qualche altra parte. Ecco, questo è brutto, però comunque va dato merito agli operatori di Aprica che già adesso da mezz'ora stanno lavorando, ecco, li ho visti, li vedete anche sullo sfondo, forse stanno pulendo tutto quanto. Bravi! Allora, ciao, è la tutela del bene comune, maleducazione, incivilità, Rosa, sono d'accordo, ripeto, non ho fatto vedere le immagini perché poi, vabbè, Carmen, buongiorno, Jack, ciao, un saluto a te, hai ragione anche lì, niente, ecco, è un malvezzo assurdo questa cosa, Italo, buongiorno, ciao Jack, un saluto a te, a Carmen, allora a Rosa, nostra carissima amica, a Luigi, a Maria, a Lorenza, c'è molta inciviltà, Sergio, buongiorno, sì, infatti l'inciviltà assurda, gratuita, vabbè, comunque non c'entra nulla, dai, chiudiamo questa cosa perché l'ho voluto dire perché mi ha colpito, cioè i giardini di Como inondati di rifiuti, di detriti, con tutta la gente presente, però ragazzi, no, ecco, poi stamattina abbiamo anche il sindaco, sfondiamo una porta aperta giustamente anche se gli diciamo queste cose. Ciao Lorenza, un saluto a te, a Fulvio, buongiorno, poi c'è Rossano che ci saluta, un pensiero per Don Roberto, per San Rocco, poi un saluto a Italo, purtroppo la maleducazione vedo che è un po' diffusa, a Jack, a Carmen, ciao, buongiorno, Rosa, Luigi dall'Alta Val d'Intelvi, siamo venuti su settimana scorsa, bellissimi posti davvero, un saluto anche a Rita che ci saluta, e poi un saluto anche a Nonna Agnese, buongiorno anche a te, ben ritrovata. Allora, freschino dicevo questa mattina, assolutamente, con un vento anche certamente bello importante, questa brezza non so come si chiama, sì, stamattina sono solo, Rosa, domani e dopo conto di avere e Sandra e Ornella per salutarmi anche con loro. Quello che ci colpisce è... Allora signori, scusate, facciamo gli auguri alla nostra amica Agnese che dalla Polonia è venuta ormai a Comasca, così, ciao, auguri, non, ce lo scrivi così, va bene, auguri a nonna Agnese per il suo compleanno, facciamoglielo al volo, facciamo ancora in tempo, c'è anche Maria, poi c'è anche Luigi, è triste constatare come da parte di troppi una totale mancanza di rispetto, purtroppo sì caro Luigi. Concordo, l'ho detto prima, ciao Vito, ciao Jean, la breva, può essere la breva, sai che io non lo so, ammetto la mia ignoranza sui venti, la breva, allora auguri ad Agnese, da parte di Cinzia, da parte di tutti, da Sandra anche, vedo da parte della nostra sciura Ornella, auguroni Agnese, sei una fedelissima dei tempi del Covid, me lo ricordo, sei sempre stata con noi, buongiorno anche a Dolores, sappi che non sono i bambini, no, certo, ma pensato che fossero i bambini che buttavano i rifiuti, assolutamente, ecco, questo andava detto perché se voi venivate qui questa mattina, lì ai giardini vi colpiva questa assoluta incredibile distesa di rifiuti abbandonati, maleducazione, ho visto molti rifiuti, sì, però magari non li lasci lì, li porti via, basta. Quindi auguri ad Agnese e la nostra festeggiata con questa giornata speciale per lei, San Rocco, al mattino verso le 11 stamattina saremo anche a Pognana, andremo alla sagra, ci hanno invitato gli amici della Proloco questa mattina, allora da questa mattina fino a questa sera tutto il giorno sagra di San Rocco con i gnocchi a Pognana Lario, è un classico, quindi la sagra per andare a mangiare i gnocchi in tutte le salse. Auguroni a Shura, alla nostra nonna Agnese, perché è diventata nonna poi nel frattempo, da quando lei ci segue sempre, è venuta dalla Polonia ma ormai è comasca d'adozione, allora tanti cari auguri anche appunto da tutti i nostri ascoltatori che si sono uniti agli auguri, ciao Giorgio, buongiorno Valeria, buongiorno anche al poeta Mario, non c'è limite all'inciviltà dell'uomo purtroppo, ciao grande Marco, grande Mario, grazie, un saluto e un abbraccio a te, a Dolores, a Ornella, a nonna Agnese, allora cari auguri, Paolo Alberto, c'è anche lui ovviamente, non manca mai, buongiorno signor Paolo e grazie, ben ritrovato, ciao a Rudy, anche lui gli auguri, un caro saluto a tutti voi, grazie amici, a Giuseppe che ci saluta e soprattutto tutti assieme, unitamente, facciamo gli auguri alla nostra Agnese che oggi festeggia il compleanno, un anno in più come ha scritto lei, e tanti cari auguri da tutti noi. Ciao anche a Rosa, a dopo, 8:30.
Avremo anche il sindaco con noi questa mattina. Non glielo diciamo dei giardini, se no si incavola bestialmente e si arrabbia tantissimo. Comunque, devo dire, ed è giusto dirlo, perché poi a volte è facile criticare, però bravissimi gli uomini di Aprica, stanno pulendo, hanno ripulito già quasi tutto e c'era una sporcizia incredibile. Bravi, è giusto dirlo. Ciao Sciura Ornella, un salutone, grazie a tutti, anche a Rita, buongiorno, a dopo Monica, eccola, buongiorno anche lei dal Grigliante, giusto, sì, sì, centro lago. Comunque ciao a tutti, grazie, buon risveglio e buon 16 agosto.